Benvenuti su Ultima Ora News. Nel video di oggi vi sveleremo qual è stata la reale reazione di Beatrice Luzzi, una volta annunciata la vittoria di Perla Vatiero. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Beatrice Luzzi, a lungo considerata la favorita del pubblico del Grande Fratello, è stata battuta da Perla Vatiero nella finale del reality show. Nonostante il forte sostegno dei suoi fan e l'aspettativa di una vittoria come riscatto per le difficoltà affrontate nella casa, Beatrice non è riuscita a vincere. La vittoria è andata a Perla Vatiero, ex partecipante di Temptation Island, sorprendendo i molti spettatori. Al momento dell'annuncio della vincitrice da parte di Alfonso Signorini, Beatrice ha sorriso e condiviso la gioia con Perla, mostrando apparente serenità. Tuttavia, alcuni telespettatori hanno interpretato la reazione di Beatrice come una maschera di delusione per la sconfitta. Subito dopo la proclamazione, una fan di Beatrice presente in studio ha condiviso le sue impressioni, evidenziando il comportamento positivo di Beatrice nonostante la sconfitta, dicendo: "Appena hanno detto che aveva vinto Perla, alcuni ex concorrenti sono andati da Bea e questo è stato bello, dopo lei è stata molto carina. Si è fatta le foto con tantissime persone, ha salutato tutti." A chi esprimeva il suo disappunto per la sconfitta, Beatrice ha risposto con gratitudine, ai fan che le urlavano "dovevi vincere tu, sei la vera vincitrice" ha dato delle belle risposte. Ha ringraziato tutti per il supporto ricevuto nei mesi del programma, accettando con grazia il secondo posto. Ha detto che andava bene così, senza fare polemiche per la seconda posizione. La sua disponibilità e gentilezza post-finale hanno rafforzato l'affetto e la stima dei suoi sostenitori, dimostrando la sua resilienza e positività di fronte alla sconfitta. E tu cosa ne pensi di tutto il percorso fatto da Beatrice Luzzi? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.